calabra, Indocilanda, un disone, shagalaina, onda calabra, Indocilanda. Amici di Onda Calabra, siamo allora a Potenzoni, siamo in provincia di Vibo Valentia, un paese di 200 anime, ma particolarmente... 250. Questi 50 mi erano scappati, ma non è che stanotte qualcuno magari nel frattempo... E chi lo sa? No, perché avevo avuto questo abbiamo tipo bisogno di manodopera, qualcuno che venga. Va bene, vedi? Don Luigi quanto è simpatico, ma ci arriverò fra un attimo. Insomma, un paese strepitoso, particolarmente vivo e sostenuto, quindi dall'energia di tutte le persone, che puntualmente una volta all'anno organizzano la loro infiorata. E tanto per farvi capire quanto può essere serio questo tipo di manifestazione, questo tipo di evento, qui accade da 22 anni, quindi vuol dire che insomma dovrebbe essere già istituzionalizzato come manifestazione. E accade proprio che tutta la cittadinanza, divisa in quattro rioni, si riuniscono e mettono giù una serie di disegni che poi insomma contornano con dei fiori colorati. Ma per saperne di più e anche meglio, ho accanto appunto Don Luigi. Come stai? Tutto bene? Bene, mi fa piacere. Saluto a tutti i telespettatori. Vedi che preti meravigliosi che ci sono in giro, ma è fantastica questa cosa, davvero. Cioè, un papa strepitoso, dei preti, ecco. Così, insomma, ti viene voglia davvero di abbracciare, sì, assolutamente, di abbracciare la religione. Allora, ritorniamo un po' sul profano, tra virgolette, sì. Perché comunque parliamo di fiori, l'infiorata. Che cos'è l'infiorata? Sono dei disegni che vengono comunque attrezzati per terra e poi vengono poi colorati da petali di fiori. Sì. Don Luigi, ma da quando parte questa iniziativa, questa tradizione, e perché si arriva a questo? Siamo arrivati a questa tipologia di infiorata perché 22 anni fa abbiamo cercato di riorganizzare quella che già era una tradizione consolidata, ossia quella di infiorare, anche se in modo casuale, le vie dove passava il Santissimo Sacramento, appunto giorno del Corpus Domini, 22 anni fa. Quindi per rispetto, voglio dire, al passaggio. Per onorare, sì, certo. È un gesto di lode, perché noi crediamo assolutamente nella presenza del Signore Gesù, certo. E tutto il lavoro che facciamo lo facciamo proprio per solennizzare il suo passaggio. Ecco tutta questa energia, tutta questa partecipazione, tutta questa aggregazione, vedi? Certo. Allora cioè, l'elemento scatenante di base esiste. E quindi insomma si gettavano dei petali al passaggio naturalmente al Corpus Domini. Poi negli anni qualcuno deve aver pensato, ma perché non rendiamo le strade? Sì, eravamo ancora un più po' bello. Tutti i ragazzi, perché c'era la confraternita dei giovani, e allora assieme al parroco, 22 anni Lorenzo fa, Di Bruno, io ero molto più giovane. Ma te che eri un ragazzetto. Certo. Un ragazzino. Bro. Molto più giovane. Certo. E comunque abbiamo pensato di avviare questa nuova tipologia di infiorata, che in altre città già fanno anche da tanti anni, e abbiamo diviso il paese in quattro rioni. Quali sono questi? Agave è quello dove ci troviamo, poi c'è Glicine, sì. Torre e Chiesa. Che comunque, malgrado siano sempre comunque perfettamente in buoni rapporti tra di loro, insomma, sì. C'è questo senso di vicinanza che va rispettato di base, però... Insomma, c'è sempre quello che va a vedere, ma che disegneranno quelli dell'altro rione? È ovvio, fammi vedere la competizione. Perché in effetti in questo gioco di fiori e di colori, sotto sotto c'è una competizione, per fortuna non elettorale, non politica, no. Ma sportiva, diciamo artistica, certo. più che altro, vero? Più che altro ci si misura sull'innovazione, sulla capacità dei dettagli, sulla bellezza dell'insieme, insomma tutto sta nel rendere la cosa sempre più bella, a migliorarla sempre di più. Sicuramente non nella pretesa di essere chissà chi. No, ma certo, non è che chissà che cosa si vince, c'è un piccolo premio magari anche denaro, ma solo naturalmente per
per ringraziare, ecco, insomma, diciamo, e sostenere naturalmente tutti gli sforzi che tutte queste persone, quelle che vedete alle mie spalle e poi tutte le altre che incontreremo, fanno puntualmente ogni anno. L'infiorata ha diversi momenti, perché bisogna disegnare per terra, certo. bisogna scegliere il posto. Un'altra domanda che mi faccio, e che credo anche i nostri telespettatori si stiano ponendo in questo momento, cioè, ma tutti questi fiori lì a Potenzoni, in provincia di Vibolenza, ma dove li recuperano? Avranno dei campi? In parte, la maggior parte sono fiori campestri. Le nostre anziane donne, insieme ai giovani, vanno per i campi la settimana prima del Corpus, perché altrimenti andrebbero perduti, e vanno alla ricerca dei fiori diversi. Il problema è che, avendo l'esigenza di diverse sfumature di colore, alcune volte ci dobbiamo... Vabbè, dovete attingere magari a qualche produttore, no? Produttori. Certo. Per poter appunto gestire meglio tutta la diversa cromaticità. Mm-hmm. Mi sembra giusto. Negli ultimi anni, giusto per chiudere, quale rione ha vinto? Spesso e volentieri. Vince Rione Chiesa, difatti non so quanti standardi ha avuto. Ma sono dei miracolati questi. No, qui, un po' è agevolato dalla struttura proprio fisica della loro zona. Vedi? E poi in ogni caso c'è. Io non mi posso, perché dovrei essere al di sopra delle parti. Tu devi essere super partes, Don Luigi, tu devi essere super partes. Potrei dire. Però diciamo, in effetti, se la giocano, è stato valutato il migliore, anche se il rione dove ci troviamo in questo momento già tre. Ah, vedi, si sono i gagliardi. Perfetto, tre standardi. Va bene. Don Luigi, io ti ringrazio naturalmente per averci introdotto naturalmente in questo mondo meraviglioso dell'infiorata, e andiamo a conoscere altre persone. Grazie, arrivederci. Onda Calabra si sposta all'interno dei rioni della infiorata di Potenzoni, siamo in provincia di Vibo Valentia. Meraviglia, io sono particolarmente emozionato, perché è una delle prime volte, cioè è la mia prima volta qui all'interno dell'infiorata, e credo nella mia vita di non aver mai parlato di infiorata, fiori, perché c'è una storia antica nella mia vita, non ho mai regalato fiori neanche alle mie mogli, e quindi però la cosa mi fa preoccupare, non capisco il perché, o costavano troppo o non ne capisco proprio il significato. Qua un attimo, e infatti la scusa oggi è partecipare all'infiorata, portare a casa un mazzone di fiori incredibili, o magari anche staccare una foto, direttamente una foto. Sì. Brava Giulia Trotta, vero? Che insomma fa parte dei nostri amici del Rione Chiesa, che come abbiamo sentito, insomma, ogni anno voi la menate pesante. Ci divertiamo. Ma siete più creativi nel progettare i disegni, più bravi a realizzarli, o magari eccezionalmente penetranti per mettervi d'accordo con la giuria? No, prima, no, seconda o terza? Questa è una cosa spontanea che parte dal cuore. I disegni vengono stabiliti precedentemente con i responsabili. Ma è vero che ci lavorate un anno prima? Orientativamente? Non è che ci lavoriamo, nell'idea. Ci mettiamo tanti mesi prima a farlo, sì. Anche ci pensiamo e cominciamo, Giulia, a progettare la qualcosa. La cosa più difficile di un progetto del genere qual è? Disegnare? No. Diciamo la combinazione dei colori, perché qua non siamo artisti, noi siamo paesani che veniamo a collaborare a creare queste meraviglie. E quindi immagino che vi riuniate a pizza e birra per cercare di gestire questo disegno piuttosto che questo, ma questo chi l'ha fatto, ma questa è una schifezza, facciamo questo. Voi vi chiamate Rione Chiesa perché di fronte a noi c'è la chiesa, insomma, la chiesa principale di Potenzoni. E in effetti la vostra artisticità figurativa si basa su figure religiose, principalmente su figure religiose, perché noi lo facciamo proprio oggi come giornata del Corpus Domini, dedicata proprio Signore. Certo. Ecco, quindi se voi siete tutti volontari, tutti volontari. Sì. Che ci offriamo, perché lo facciamo proprio con amore, proprio con desiderio di... Però c'è questa storia di avere un po' di competitività tra di voi, Ma forse poi la vincere il gagliardetto, dai, lo sognate la notte, perché abbiamo vinto! È una cosa che viene spontanea. Che però dà anche il sapore, vero? Dà anche il sale delle perché cose. Perché lavoriamo tutti, tutti i rioni si impegnano in modo molto particolare per realizzare questi capolavori. Come andrà a finire quest'anno? Speriamo bene. Vabbè. Per tutti, sicuramente è una vittoria per tutti. Vedremo, brava, questa mi è piaciuta, no? Vinceranno tutti. Ma per piacere. Ok.
quindi camminando, onda calabra, questa onda che travolge l'estate calabrese, arriva anche nel rione Torre e io incontro Anna Manco. E sì, come si dice in questi casi, manco a parlarne, è in tenuta tipica da lavoratrice, per il semplice motivo che, insomma, sono qui credo da ieri, da avantieri. Sì, cioè, da ieri. Da ieri, sono state lavorando come dei matti. Sì, proprio sui disegni da ieri, verso le 2:30. Anna, una domanda proprio lì, secca, bella, veloce. Da quant'è che non vincete? Da 2 anni. Ah, quindi insomma c'è un'alternanza? Sì, più o meno. 2 anni fa abbiamo vinto. O nel tempo vincono o sempre gli stessi o magari... Più o meno gli ultimi uno, anni due. Sempre gli stessi, ma 2 anni fa abbiamo vinto. E come mai accade noi. Questo? Ve lo state domandando, come mai? Non sono belli i disegni, non vi applicate troppo, mi fate arrabbiare. Si vede che la giuria non guarda bene. Questa giuria, possiamo parlarne, quest'anno sarà composta da chi? Boh, no, questa. Io personalmente non lo so, solo il comitato. Diciamo le cose come stanno. Senti Anna, quanti siete che nel vostro gruppo che lavorate a questo progetto? Sempre così? Sì. Più o meno tutti questi del rione, quindi... Quante famiglie siete nel rione? Nel rione forse siamo 10 famiglie, credo, più o meno. E chi è che ha deciso i disegni, le sfumature, i colori, le fantasie? Un po' insieme, poi in base al disegno, in base un po' a tutto, lo decidiamo insieme. Ma immagino che arriva qualcuno e dice stanotte ho fatto un sogno, visto che comunque parliamo di un momento e di una... tradizione altamente religiosa, ci mancherebbe altro, insomma c'è il divertimento, c'è l'aggregazione sociale. Sì, c'è tra lo di stare voi. Insieme fino a tarda notte, sì, è una bellissima esperienza, per questo senz'altro. Però di base appunto c'è un discorso religioso. E allora mi domando, le vostre figure, che tipo ma di... Ma noi quest'anno abbiamo voluto rappresentare un po' il sì della Madonna, quindi noi partiamo dall'Annunciazione alla Madonna col suo bimbo, col suo Gesù, e a finire poi col rosone, con il simbolo della Madonna. Una quindi specie di cronostoria, sì, insomma, è il vero? Sì della Madonna verso suo figlio. Senti, un'altra domanda per parlare del gruppo. Ci sono quelli che fanno finta di lavorare, quelli che si imboscano? No, dai, lavoriamo tutti più o meno. Ne vedo almeno 4 o 5 che stanno lì a guardare. Ah, le signore, ma adesso stanno riposando. Stanno riposando, si dice così. Senti, questa infiorata, 22 anni, cioè ragazzi, avete una responsabilità pesante, cioè, sì, ve ne rendete conto? Sì. Che credo che sia una delle poche infiorate che abbiamo nel nostro territorio. Sì, e che poi che duri tanto, perché ci sono negli anni dei vari tentativi, però poi falliscono. 22 anni sono un pezzo di vita. Sì, sì. I paesi vicini poi falliscono in effetti. 22 anni significa che è una cosa a cui ci teniamo pure molto. Bene, bravo. È il nostro simbolo proprio della fede verso... Hai detto una cosa santa, brava, mi fa piacere. In bocca al lupo. Grazie. Immagino quanti colleghi avranno raccontato negli anni che è bello raccontare la Calabria positiva, la Calabria delle belle cose, anche perché in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, parlare di cose negative è facile, come si diceva una volta, sparare sulla Croce Rossa. Quindi noi facciamo vedere le cose meravigliose e magari anche di più, e adesso abbiamo la nostra amica Patrizia Comerci, che fa parte insieme al suo gruppo del lavoro del rione Glicine. Sì. Ma come mai rione Glicine? Non gli abbiamo dati noi i nomi, veramente. Ecco. Scopriamo un altro altarino. Ecco. Chi è stato? È stato il nostro parroco. Don Luigi? No. Padre Lorenzo Di Bruno. Ah, hai capito, Padre Lorenzo. Nostro parroco è padre spirituale, diciamo. E quindi ha diviso il paese in rioni. Vabbè, e a tutti ha dato un nome. Che meraviglia. A voi andava bene? A noi andava benissimo, perché poi lui si è regolato, vuol dire che noi meritavamo questo colore e questo bellissimo fiore. Che poi è un bel colore il glicine, sì, è vero? Sì. Anche profumato volendo. Sì. Insomma. Va bene, allora, voi avete un bel gruppetto di lavoro. E su che cosa avete basato i vostri disegni? Noi quest'anno abbiamo fatto dei passi del Vangelo, dove il Signore accoglie e chiama. Mm. Chiama a sé i suoi figli. E abbiamo iniziato con questa immagine bellissima, e lasciate che i bambini vengano a me. Ah beh, certo, strepitoso. Abbiamo ricordato il cervo del Salmo 41,
Siete andati proprio su, sì, siamo andati sul testo, sì, proprio sul pezzo, come si dice una volta, e poi via via tante, ecco, altre cose. E poi, insomma, per finire, poi queste meravigliose greche. Sì, belle. E per finire poi abbiamo fatto il signore che chiama, certo, San Pietro, che abbiamo dietro le nostre spalle e che comunque stiamo vedendo. E che dopo vedrete. Patrizia, ti volevo domandare, in effetti c'è un lavoro proprio di artigianalità, no? Proprio reale. Ma date una mano tutti o ci sono quelli più specializzati con la torba a fare i laterali, allora, o a fare disegni? Tutti o cosa? Siamo utili. Sì, beh, questo sì. Metti anche a portare un piatto di spaghetti, bravo, o un bicchiere d'acqua. Tutto quello che si fa a partire dalla signora più anziana, sì, che magari taglia i fiorellini, al bambino più piccolo. Che ognuno ha un ruolo. Sì, e tutti hanno il proprio ruolo e tutti sono indispensabili, utilissimi alla causa. Questo è importante. Senti, sì, ma di media, no, questi piccoli ma così colorati capolavori, quanto durano poi? Ne sta alla pioggia o al sole? Beh, voi avete creato queste coperture che naturalmente permettono al sole di non distruggere proprio. Diciamo che l'infiorata è una cosa effimera. Vero. Quindi dura solo un attimo. Il tempo del passaggio di Gesù. Beh, si rompe tutto. Ecco, sì. E quindi poi al passaggio del Santissimo viene schiacciata. Però per un po' di tempo il paesino Potenzone rimane infiorato. Per un po' di tempo, ben per 15 giorni, perché prima c'è la fase di preparazione. Certo. E quindi siamo tutti impegnati a preparare. E poi i due giorni di messa a punto dei disegni, della torba, dei colori. Mentre Antonio stava facendo un'immagine, una via l'altra, mi sono fatto raccontare da un gruppo di amici qui, perché il nome di Potenzone? Tu lo sai? Sì. Allora, è vero questa Madonna dell'Immacolata? Maria Santissima Assunta. Assunta, la Madonna, sì, che era in processione evidentemente. No, la Madonna è stata ritrovata... No, sì, ho capito, ma perché il nome Potenzone? Perché c'era una mentre la salivano da Briatico, a un certo punto un rovo gli ha tirato il velo e la Madonna ha parlato. Ha parlato. Com'è potente questa spina? E da questa potenza della spina è nato il nome Potenzone. Perché prima avevate un altro nome? Sì, si chiamava Pinnata. Pinnata, che sta per? Sì, c'è pure un piccolo libricino che le consiglio di andare a ritrovare in qualche biblioteca. Ma io non vedo l'ora assolutamente di imbattermi in questo racconto. Perché hanno scritto ragazzi della congrega di Potenzone tanti anni fa, che racconta tutta la storia del paese. Così, lo dico ad Antonio, così adesso siamo sereni. Patrizia, noi ti ringraziamo, complimenti. Grazie a al voi vostro della gruppo. Vostra simpatia. Grazie. E che tutti gli anni ci onorate. Grazie. Con la vostra presenza. Calabra segue anche gli eventi calabresi. Io sono orgogliosa e legata particolarmente a questo evento che è Incanto delle Nuova Festival, giunto alla sua terza edizione. Al mio fianco Giovanna Scarfò, il direttore artistico. Ciao, che saprà darci le note tecniche riguardanti lo spettacolo. Prima di tutto premettiamo che è un concorso canoro per bambini. Esattamente, è un concorso canoro per bambini che promuove la cultura calabrese, i nuovi talenti, le giovani voci, e cerca di dare sbocco appunto a questi ragazzi talentuosi veramente, e cerca di farli andare sempre più avanti. Hai detto bene calabresi, perché spieghiamo che prima nasce come un concorso canoro dell'area preaspromontana, poi diventa un concorso regionale, anche perché abbiamo lavorato bene gli anni precedenti. Dico abbiamo lavorato perché presento questo evento, questo è il terzo anno. È il terzo anno, qui il direttore artistico, anche la scaletta per me, io ho un attimo il cappello raccolto per far capire che siamo dietro le quinte. È un vero e proprio backstage, insomma. E dicevo calabrese proprio perché si è aperto e le adesioni sono state veramente in tante. Tu da direttore artistico ci saprai dire come avete selezionato i bambini, più bravi ovviamente. Giustamente, è giusto dire innanzitutto da chi parte quest'idea. Allora, Incanto delle Nuova nasce veramente dall'idea di un imprenditore calabrese, quindi già questo denota l'attaccamento al nostro territorio. E questo imprenditore si chiama Natale Princi e lui per primo
ha scommesso su questo festival e poi cercando di coinvolgere tutte le associazioni del comune di Delia Nuova, dalla Croce Rossa Italiana al CIF, all'Associazione dei Genitori, alla Proloco, tutti quanti. È veramente un paese impegnato in questa manifestazione che, come diceva, come dicevi tu, è giunta alla sua terza edizione. Nasce appunto come un festival dell'area preaspromontana che nel corso del tempo, grazie al successo che ha portato anche i vincitori della scorsa edizione, Chiara e Martina Scarpari. Ecco qui, siamo arrivati a quell'anello di congiunzione. Per far capire l'importanza del festival bisogna anche dire che le vincitrici dell'anno scorso, le due gemelle Scarpari, esatto, Chiara e Martina, sono riuscite a conquistare il pubblico italiano intero attraverso Ti lascio una canzone, che è il programma famosissimo della Clerici che ogni anno vediamo su Rai 1. Noi eravamo lì con lo sguardo fisso verso il televisore perché eravamo tanto orgogliosi, perché quando si lavora bene, quando il cantante viene seguito poi dall'organizzazione di Incanto, esatto, della Nuova, esatto, Festival, vuol dire che dà sicuramente una spinta ai ragazzini affinché possano crescere nella musica. E la cosa sicuramente che si insegna in questo concorso è che l'importante è partecipare, perché comunque prima di tutto sono tutti bravissimi. Tu mi hai detto quanti sono che si esibiranno questa sera? Si esibiranno 40 ragazzi, ma attenzione, così sembra che non finiamo mai più. No, si tratta in realtà di 16 brani in scaletta, dove tra i quali si esibiranno gruppi di ragazzi che si sono conosciuti alle selezioni di Incanto, tra i quali si è instaurato un bellissimo rapporto, tanto avete feeling. Formato delle band, esatto, non mi capire. Abbiamo formato dei gruppi, dei piccoli cori e sono magnifici, veramente questi ragazzi sono stupendi. E Chiara e Martina rappresentano veramente appieno lo spirito della Nuova Festival. Sicuramente i telespettatori ti avranno riconosciuto, perché di solito si è abituati a vederti davanti alle telecamere, giusto perché sono lì fisse a riprendere i tuoi concerti e la tua collaborazione con i Talent Project, sicuramente ti ha dato grande visibilità, ma tutta meritata, perché la tua voce è splendida. Siamo abituati a vederti sul palcoscenico esibirti. L'esperienza di direttore artistico com'è? Sicuramente sono cambiati i vestiti, questo devo proprio dirlo, perché da che ho sempre la divisa da ballo popolare, oggi sono scalza, rigorosamente scalza, oggi sicuramente mi sono vestita meglio, mi ha dato modo di potermi esprimere anche a livello di femminile, ecco, mettiamola così. Ma certo, per me è stata una grande esperienza, mi ha fatto crescere tantissimo, anche perché essendo sempre abituata a vivere il palco da front girl, oggi la vivo un pochino qui, da dietro in concreto, cosa hai fatto? Dai! Oh, una montagna di lavoro! Dai, vediamo, la scaletta, allora, il palco, la scaletta, i presentatori, il led wall, il service, la scenografia, ragazzi, tanto lavoro ancora da fare! La presentatrice tra poco arriva, tranquilla! Mi raccomando, tranquilla. Adesso ti mollo, ma solo per poco, ci rivediamo lì, perché c'è uno spettacolo veramente bello da montar su. Bene, allora, grazie a voi amici di Onda Calabra e benvenuti a Incanto della Nuova Festival. Raramente te lo dico veramente, è bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto. Io ti penso raramente. Alle nostre spalle abbiamo i tetti di Delia Nuova, vi spiego subito che siamo ancora all'interno dell'hotel perché loro hanno fatto in tempo a prepararsi, hanno i capelli perfetti, io ancora devo dire di no. Però Chiara e Martina Scarpari sono proprio loro le vincitrici di cui vi parlavamo con Giovanna, le vincitrici della scorsa edizione di Delia Nuova Festival, l'Incanto della Nuova Festival. Allora ragazze, voi avete vinto, rinfrescando un attimo la memoria, avete vinto l'anno scorso, poi cos'è successo? E poi abbiamo fatto i provini per Ti lascio una canzone e siamo andati a Ti lascio una. Ma sì, a Ti lascio una canzone. Ma dove? Su quale canale? Rai 1. Rai 1. Ma certo, li abbiamo seguito. Come potevamo fare altrimenti del resto? Allora, vi spiego. Queste ragazzine arrivano sul palcoscenico, cantano, rimaniamo un attimino sorpresi dal loro talento, tant'è che poi l'organizzazione, una volta premiate queste belle ragazze, ha deciso di farle preparare ancora di più con maestri di canto, seguirle proprio come si fa con ogni vincitore di Incanto della Nuova Festival, e queste due ragazze hanno conquistato il palcoscenico di Rai 1. Ho fatto una breve sintesi, come sono andata? Bene, ok. Allora,
Una volta conquistate quante puntate? Due. Loro, neppure, loro vincevano neppure se lo ricordano. Due puntate. E Chiara che è più preparata, sì. Giusto? Chiara e Martina. Allora, hanno vinto ben due puntate e poi sono arrivate in finale. Lì te lo ricordi dove siete arrivati? Aspetta. Terzo posto. Ah sì. Terzo. Lei non c'era, cantava solo lei. Stiamo scherzando. È l'emozione della telecamera che la inibisce un attimino. Vabbè, è divertentissimo sempre stare con voi, perché voi le vedete così timide, carine. Poi quando entrano praticamente sul palcoscenico lo conquistano con tutta la loro voce. Sono le stesse? Sì, sono sempre loro. Tra l'altro c'era un programmino che si chiamava Smile su Rai 1. Riuscivano lì a prendere le vostre interviste. Di cosa parlavate più o meno? Di tutto e di più, delle amicizie lì. Delle amicizie, questa risposta mi è piaciuta. Che amici avete da queste parti, delle nuove, e perché? Allora, sono venuti qui a Delia Nuova, Veronica, Maurizio, Jacopo e Anna Luna. Ah, e li conoscete tutti? No, dai, alcuni. Sì, dai, sì. Alcuni. Vabbè, migliori amici ci sono, sappiamo quali sono, chi sono, in particolare Veronica. Sappiamo tutta la storia delle vostre amicizie tramite Rai 1, insomma, li abbiamo conosciuti anche meglio. La cosa positiva è che vi esibirete tutti di nuovo insieme. Sì. Come se fosse un po' Ti lascio una canzone. Sì, infatti. Quindi, a questo punto io vorrei che voi intonaste giusto un attimo quello che vi pare. Quello che vi pare. Ce la fate? Cosa? No, allora. Aspetta. Quindi facciamo 3, 2, 1 e poi intonate che cosa? Quello che volete. L'eternità o comunque, non lo so. Facciamo ritornare all'eternità. Ok. Ok. E fermati, non fare. Loro vi salutano così. Okay. Siamo a 3 e Ruffi, Ok, quindi possiamo concludere con la... Un altro minuto, Ok, un altro minuto, poi lo rubiamo. Okay. 3, 2, 1, mi sento un po' maestro. Vai. Eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua, accanto alla felicità che dorme. Ah, io potrei continuare io se volete, ma è la stessa tonalità di voce, giuro, sono veramente brava allo stesso modo, è solo che nessuno mi ha scoperto, purtroppo ai miei tempi non c'era ancora Incanto delle Nuova Festival. Non saprei, ecco, adesso ho perso un attimino di tempo, ma potrei venire a ripetizione da voi due. Intanto, come sta andando dopo Ti lascio una canzone? Cos'è successo nelle vostre vite? Normale, esami, immagino scuola. Esami. E basta. Esami. Chi è che studia di più? Martina. Ora mi confondo, lo dico. Se rispondono entrambe Martina, un attimo ricordiamoci chi può essere Martina. Allora, sì, perché io di qua ho Martina. No. Io Chiara e lei Martina. Dio mio, come si fa? Cioè, o vi devo vedere di faccia tutte e due a confronto, o io non ce la faccio. Beh, stasera dirò sempre Chiara e Martina, a meno che se sbaglio un pizzicotto okay. Lo potete dare perché vi autorizzo gemelle, io. No. Gemelle mai. No, mai gemelle. Mai. Perché siete cosa? Due persone diverse. Rivendicano la loro identità. Allora, dopo Ti lascio una canzone, vi spiego che sono arrivate terze anche rispetto agli altri concorrenti delle precedenti edizioni, perché c'è stato un puntatone dedicato proprio a questo, ai talenti veri e propri. Ti lascio una canzone, loro ci sono rientrate di nuovo terze classificate. Qui siete le prime in assoluto perché siete nel nostro cuore e lo rimarrete sempre anche in quello dei calabresi. Però volevo dire una cosa importante al pubblico, di fare per loro anche in un altro contest, in un altro concorso importante che si svolgerà in Crimea. Siete pronti? No. Perché dovete rappresentare l'Italia. Voi due siete state scelte tra non so quanti giovani per competere in Crimea a un festival canoro giovanile. Ciao ragazze! Ciao! Io sono qui per ascoltare un sogno. Sento accanto a te, viaggiando contro vento.
sempre per offrirvi un ottimo backstage dobbiamo intervistare gli altri ospiti venuti un po' più da lontano rispetto alle gemelle che sono calabresissime per partecipare in qualche modo da ospiti però non da concorrenti ovviamente perché loro erano personaggi di Ti lascio una canzone e già hanno dimostrato di saper cantare, diciamo così, non è così? Sì, è ovvio che sia così, saranno gli ospiti di Delia Nuova Festival. Allora ragazzi, vi presento alle telecamere calabresi e lui è Maurizio Lipoli e viene da Roma, volevo che lo dicesse lui con questa tonalità. E da questa parte invece ho Veronica Manzo. Allora, voi siete prima di tutto carinissimi. Lui diceva che siete destinati ad essere una coppia, ecco perché vi ho preso ad intervistare insieme. È così? Sì, sì, ma era per dire. Cioè, era solo un tentativo di approccio ma il tuo. Sì, sì. Sì. Ok, quanti tentativi di approccio abbiamo a Ti lascio una canzone? Con quante ragazze ha provato a fidanzarsi, Maurizio? Non lo so, ho perso il conto. Ha perso il conto, povera. Ritorniamo alla vostra materia, quella che conoscete, quella che conoscete, senza minacce, mi raccomando. Io, spiegaci che canzoni sono state forti a Ti lascio una canzone nel tuo percorso. Beh, la mia preferita è Serenata Rap perché è la prima che ho cantato, comunque portare il genere che non è, che lo fanno tutti. Che genere? Rap. Rap, sì. Cioè rappi. Bene. Io mi volgo verso questa parte e chiedo invece a Veronica qual è stata la sua esibizione preferita. Beh, in realtà tutte, perché ho avuto la possibilità di duettare con Gino Paoli e Vecchioni, Roberto Vecchioni, e poi ho anche fatto un musical Romeo e Giulietta. Oh, che meraviglia, lei è molto più romantica di io Maurizio e invece un po' più rude nella maniera di presentarsi. Io vorrei che tu però dicessi con quale canzone hai conquistato il secondo posto a Ti lascio una canzone edizione 2014. A te. E perché, secondo te? Boh, manco io lo so veramente. No, no, Maurizio, ma come tutti ti hanno detto che hai commosso l'Italia intera, che era un racconto bellissimo, che la dedicavi a chi? Mia madre. Perché? Boh. No, boh, vabbè, ripercorrendo poi tutto il testo della canzone ci hai fatto piangere tutti e quindi adesso te ne prendi un po' le responsabilità. Sì, sì, mi sembrava il minimo che potessi fare comunque per una persona che mi è sempre vicina. Che meraviglia. Adesso, giusto per dare l'informazione secca, che cosa canterete stasera? Un anno d'amore di Mina. Il mio inedito Albero Padre, che ho scritto... era una canzone di Alex Paravano che io ho riscritto ben due strofe. Io. Vi presento Jacopo Bertini, l'abbiamo visto su Rai 1, l'hanno, sì, denominato il Frank Sinatra dell'edizione 2014 di Ti lascio una canzone. Sei in Calabria per la prima volta, Jacopo? No, è la seconda volta. Come ti trovi? Benissimo, un'accoglienza veramente strepitosa. Da dove vieni tu? Da Rieti. E la differenza tra questi posti l'hai notata immediatamente oppure? Assolutamente sì, a parte il mare... ma anche proprio il calore delle persone è proprio una cosa diversa, molto diversa. Ma del resto con questo sorriso dolce che si ritrova, chi potrebbe non accoglierlo nel giusto modo? Grazie. Io volevo chiederti un po' la domanda che ho fatto anche agli altri tuoi colleghi di, sì, Ti lascio una canzone. Quali, sì, sono state le esibizioni che mantieni nel tuo cuore e perché? Allora, sicuramente quando ho cantato Come Fly With Me, che è stata una canzone, diciamo, molto importante per me perché è la prima volta che cantavo il mio genere in quella trasmissione, no? E in quel caso i giurati come si sono comportati? Fortunatamente bene, dai nei miei confronti. Ricordiamo chi erano, ecco, anche i più temuti. Massimiliano Pani e Cecilia Gasdia, poi c'era Pupo e Fabrizio Frizzi. C'era una simpatia particolare nei tuoi confronti rispetto a qualcuno o rispetto a te? Diciamo che io stimavo tutti i miei, cioè diciamo tutti i giurati dell'edizione. Tu arrivavi sempre bello così pronto, cantavi perfettamente, ti prendevi i complimenti, ritornavi a casa. Adesso devi fare esattamente la stessa cosa, devi presentarti di fronte al palco di Incanto della Nuova Festival, esibirti e lasciarci col sorriso. Lo farò sicuramente, promesso.
la Calabra, in Docilanda, un di sole, shai la laina, un la Calabra, in Docilanda, un di sole, un di fane, un di sole, la Calabra, la Docilanda, un di sole, shai la laina, un la Calabra, in Docilanda, un di caine, un di spine, un di arbai. Arbeit und da